Oggi viene presentato un dossier sull'immigrazione. Puntualizziamo quali sono le attività svolte dalla Caritas in un momento importante. Ricordiamo che oggi ci sono stati altri due sbarchi, se non erro, a Lampedusa, che è anche intervenuto il governo in merito. Quindi qual è il vostro impegno? Ecco, l'impegno della Caritas, quindi della Chiesa, è proprio quello di essere in prima linea nell'accogliere i fratelli e le sorelle. E proprio ricordandoci quella fratellanza universale che ci ricorda Papa Francesco nella Fratelli Tutti, nell'accoglierli nella nostra terra. E possiamo immaginare la Calabria, quindi il Mediterraneo, come una finestra, no? Di speranza che fa vedere e intravedere una luce questi immigrati da tante parti del mondo che scappano. Io mi porrei questa domanda: perché loro scappano? Ecco, nessuno di noi, penso, vorrebbe scappare dalla propria casa, dove ha vissuto la propria infanzia, perdere i legami, gli affetti. Quindi immaginiamo cosa loro vivono, perché poi è un viaggio della speranza, non tutti arrivano. Infatti Papa Francesco ha definito il Mediterraneo anche come cimitero, perché tante persone perdono la vita. Ecco, quindi come Chiesa, come Caritas, come tante associazioni di volontariato, siamo lì pronti ad accoglierli, ad assisterli, ad integrarli, a dargli una parola di conforto, a dargli affetto, a dargli un letto, a dargli un pasto caldo. Quindi ecco che siamo lì pronti, ecco, ad accogliere. E penso, come ci ha ricordato anche il Papa, ecco, ognuno di noi dovrebbe vedere l'altro, chiunque esso sia, come ricchezza, e dovremmo creare dei processi di integrazione maggiore, non fermarci solo a quella burocrazia che spesso ci uccide sia nella dignità e ci uccide anche nei percorsi di lungo termine. Viene presentato il dossier sull'immigrazione, snoccioliamo i dati principali di questo dossier. Sì, allora, dal punto di vista del numero dei residenti sono poco più di 93.000. Si registra un leggerissimo incremento di poco più di 900 stranieri rispetto all'anno precedente, sì, assolutamente in Calabria, ed è in linea con questo leggero incremento a quello che si registra a livello nazionale di 0,04%. Per quel che riguarda le nazionalità, la graduatoria è la seguente. Al primo posto, ma già da tanti anni, la Romania, segue poi Marocco, Ucraina, Bulgaria e poi India. In particolar modo la comunità marocchina è soprattutto insediata nella provincia di Catanzaro e a Reggio, mentre invece la comunità indiana è soprattutto concentrata nella provincia di Reggio Calabria. Parliamo anche di seconde e terze generazioni, quindi dimostrano come il fenomeno è abbastanza strutturale, soprattutto la comunità marocchina nella provincia di Catanzaro, parliamo proprio di seconde e terze generazioni. Per quel che riguarda la loro struttura per età, ci dimostra una popolazione giovanissima, un'età media di 34 anni, un equilibrio tra donne e uomini. Negli anni precedenti avevamo, come dire, fotografato una femminilizzazione del fenomeno, che oggi invece no, dimostra come appunto c'è un netto equilibrio. Però se poi andiamo ad analizzare alcune comunità, come le comunità dell'Est Europa, troviamo una netta percentuale delle donne, parliamo ad esempio della comunità russa, Bielorussia, Ucraina, dove parliamo dell'80% costituito dalle donne.